Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Naturalmente è ancora la crisi politica che domina le prime pagine, anche perché è notizia delle ultime ore che il pressing sul Presidente del Consiglio Conte perché passi, diciamo, per la porta stretta delle dimissioni per arrivare, sembra un Conte-ter, insomma questo pressing avrebbe fatto breccia, complice il fatto che i numeri dei responsabili volenterosi, costruttori, per far passare la relazione di buona fede mercoledì alla Camera e mercoledì stesso o giovedì al Senato, ancora non è chiaro, questi numeri non ci sarebbero. E quindi ieri si sono sentite delle voci autorevoli e forti, quella di Maio come rappresentante che ha parlato a nome del Movimento 5 Stelle, una trasmissione televisiva, lo sentiremo, ma anche la voce che ha messo in evidenza vari punti, insomma, e ha dato di fatto 48 ore a Conte per prendere questa decisione, altrimenti ci sarebbe il voto, a Conte, al governo in generale, e la voce, anche questo è stato un passaggio importante, del ministro degli affari europei Enzo Amendola, che ha fatto capire però che questo voto metterebbe a rischio il recovery plan, il recovery fund, insomma la possibilità per l'Italia di accedere a questi fondi. Allora partiamo da qui per vedere intanto con i nostri ospiti se le cose stanno realmente così, come si stanno muovendo, se ci sono ancora resistenze. Parleremo anche dei vaccini con il professor Crisanti e avremo ospite nell'ultima parte della trasmissione Goffredo Bettini, che è uno dei protagonisti di queste, delle trattative di queste ore. Ma intanto gli ospiti. Allora do il buongiorno e il benvenuto a Maria Teresa Meli, firma del Corriere della Sera. Buongiorno Maria Teresa, ciao. Buongiorno a Flavia Perina, giornalista editorialista della Stampa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a Martino Cervo, bentornato Martino, vice direttore buongiorno, della Verità. Buongiorno. E do anche il buongiorno e il bentornato al professor Francesco Daveri, economista Università Bocconi. Buongiorno professor Daveri. Buongiorno. Allora, comincerei subito con Maria Teresa per capire se è così, cioè se Conte è a un passo dalle dimissioni, se appunto si sarebbe deciso a fare questo passaggio prima del voto in aula alla Camera e al Senato su buona fede, sulla relazione di buona fede, e anche però a riaprire con Renzi. Beh, penso che più che deciso sia stato costretto, nel senso che a un certo punto una parte del PD, quella che non ha mai urlato elezioni, 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 quella che non ha mai detto tronchiamo per sempre qualsiasi rapporto con Italia Viva, quindi diciamo l'ex Margherita, per fare due nomi, Guerini, il ministro Guerini e il ministro Franceschini, hanno fatto un pressing sul loro partito e un pressing sul Presidente del Consiglio per spiegargli che quella delle dimissioni era l'unica strada. Non aveva altre, perché l'altra era andarsene a casa praticamente. Cioè non è, siccome nessuno voleva le elezioni dei partiti che lo sostengono, si è ritrovato a dover intraprendere questa strada, che peraltro gli era stata indicata anche dal, diciamo, inventore fra virgolette dei costruttori, cioè da Bruno Tabacci. Quindi non aveva altre opzioni Conte, perché insistere sull'opzione allora vado alle elezioni, gli era stata sbarrata la strada da questo punto di vista, e perciò è costretto questo passaggio stretto, perché ovviamente è un passaggio stretto, ma sarà una crisi pilotata, nel senso che le trattative con Renzi sono, diciamo, datano a qualche giorno fa. Mentre una parte del PD che ancora non era convinta di questa opzione continuava a dire che non c'era più niente da fare con Renzi, c'era un'altra parte del PD che attivamente aveva aperto dei canali di comunicazione con il leader di Italia Viva e anche con i responsabili era andata avanti questa trattativa, e quindi dovrebbe, perché poi in questi casi non si può mai avere la certezza, dovrebbe essere una crisi pilotata. Cioè dimissioni e poi diciamo reincarico e formazione di un nuovo governo in tempi relativamente rapidi. Quindi immagino che Conte voglia delle garanzie prima, perché tutta questa resistenza di Conte nasce dal fatto che poi una volta dimesso poi si fanno delle consultazioni e stai a vedere se in realtà gli accordi tengono, se invece qualcuno non ne approfitta per buttarlo giù. Avrà queste garanzie secondo te?
Beh, sì, io penso di sì, penso proprio di sì. E comunque ripeto, cioè Conte non è più in questo momento particolare, non è più in grado di dare lui le carte. Cioè le carte in questo momento le stanno dando altri soggetti. Cioè Conte deve abbastanza assecondare questa, diciamo, questa trattativa in corso. E infatti questo, poi alla fine questa formazione di questo Conte Ter passerà per un ridimensionamento da una parte di Matteo Renzi, perché Matteo Renzi non avrà più la golden share della maggioranza, perché ci sarà un gruppo di responsabili, non so come si chiamerà, che comunque gli toglierà questa golden share, perché non avrà più la possibilità di dire o ci sono io o il governo cade. E dall'altra parte esce per un ridimensionamento di Conte, cioè Conte non potrà più fare quello che ha fatto finora, cioè muoversi in solitudine, decidere lui, forzare la mano come ha cercato di fare in questa crisi. Il ridimensionamento, diciamo, dei due duellanti è il risultato poi di questa soluzione della crisi, sempre dato per scontato che questa soluzione alla fine ci sia. Io mantengo sempre in questi casi, essendo certo. La politica italiana abbastanza complicata, molti condizionali. Allora sentiamo Martino Cervo se vede profilarsi la stessa soluzione e gli stessi rapporti di forza mutati con il ridimensionamento doppio dei duellanti. È così, Martino Cervo, sei d'accordo? Credo che Conte ci penserà e ci stia già pensando lungamente alle dimissioni, perché poi una volta che si fa questo passo, prevedere cosa succede dopo è sempre molto difficile, anche perché a questo passo, come è stato appena perfettamente spiegato, Conte arriva spinto e dopo, se ci arriverà, dopo vani tentativi di resistenza. È chiaro che dietro di sé aveva 5 Stelle e PD, pian piano questo appoggio dopo il voto di martedì scorso si è un po' rarefatto e reso meno convinto dentro il PD, ma tutto sommato anche dentro 5 Stelle. 5 Stelle è sempre stata la grande forza di Conte, non solo perché ovviamente è il partito che l'ha espresso nel 2018 e poi nel 2019, ma anche perché non ha mai avuto alternative. Dopo aver provato l'alleanza con la Lega e aver fatto l'alleanza col PD, a questo punto non può mettere condizioni, nel senso che malgrado Di Maio le provi tutte per mettere paletti che poi pian piano si tolgono dal corpaccione del governo, è chiaro che il 5 Stelle in questo momento non può porre condizioni e deve accettare qualsiasi cosa, fosse anche ingressi di pezzi di Forza Italia. Motivo per cui a questo punto Conte, che è sempre stato, come dire, non fungibile, ha perso questa sua condizione e quindi dal momento in cui dovesse accettare ob torto collo di salire al colle rimettendo il mandato, beh, quello che succede dopo comincia a non essere più nel suo controllo. Credo che questo sia il motivo per cui prima di arrivare a questo passo si è convinto a cessioni. Penso alle deleghe sui servizi, che ha ceduto un po' a metà, tra virgolette, penso ad altre cose di cui ha parlato nel discorso, penso allo stesso concetto di allargamento della maggioranza, che fino a poco prima sarebbe stato indigeribile. Ecco, prima di arrivare a quest'ultimo passo ci penserà molto, perché dopo la situazione non è più nel suo controllo e potrebbe cambiare parzialmente, ma completamente lo schema politico, facendo ci penserà molto, ma insomma sembra non più di 48 ore, perché questa deadline del voto sulla giustizia, sulla relazione sulla giustizia di Bonafede comunque resta. E do la parola intanto anche a Flavia Perina per sapere se è d'accordo con questa fase o quali altre sorprese potrebbero esserci, ma poi sentiamo anche chi ha pronunciato la parola 48 ore, e cioè Luigi Di Maio. Sentiamo Flavia Perina. Ma io penso che ci siano ancora due punti interrogativi molto grandi in questa situazione. Il primo riguarda la consistenza di questo gruppo dei responsabili, che risulta ancora piuttosto misteriosa. I mediatori della vicenda si sono fino adesso impegnati con Conte e con la maggioranza, dicendo: se ti dimetti troveremo i numeri sufficienti a costituire una gamba sostitutiva dei renziani. In realtà in queste operazioni non c'è mai una sicurezza finché non si chiudono. Si fanno oggi sui giornali dei numeri mirabolanti, fidando sullo sgretolamento di una parte di Forza Italia, sull'effetto attrattivo di un gruppo parlamentare che in prospettiva potrebbe diventare il partito contiano, ma tutto questo è nel novero delle
possibilità, sicuramente non delle certezze. L'altro punto interrogativo, a mio giudizio, riguarda la possibilità di una ricucitura di un dialogo con Renzi, e cioè il fatto che i renziani vengano fatti partecipi di questo possibile, immaginario, futuribile Conte Ter. Anche questo dipenderà dalla consistenza dei numeri che si troveranno nel gruppo dei responsabili. Quindi è un percorso, a mio giudizio, che ancora appare estremamente accidentato anche prima delle dimissioni. E queste 48 ore... Cioè tu dici non è chiuso il pacchetto completo che consente a Conte di accettare serenamente il passaggio? Non mi sembra chiuso, non ci sono endorsement, non ci sono prese di posizione in questa direzione, non c'è qualcuno che è uscito dalle fila dell'opposizione dicendo sì, se fate così io mi metto a disposizione. Ci sono delle mezze parole che vengono date o revocate, pensiamo all'atteggiamento per dire di Sandra Leonardo Mastella, e vengono date o revocate a seconda delle giornate, e quindi la situazione è assai poco chiara, e sono assai poco chiari soprattutto i numeri di questa situazione. Tra l'altro la scommessa che fa la maggioranza è quella su uno sgretolamento della componente di Forza Italia, e su questo sgretolamento però secondo me non ci metterei la mano sul fuoco, sinceramente. Sì, perché diciamo sulla carta i blocchi di partenza, perlomeno di quest'ultima fase, la parte di Forza Italia, mi riferisco, non so, senatore Cangini oppure al gruppo di Cambiamo con Paolo Romani, senatore Romani, insomma questa parte di Forza Italia per ora fa delle cautissime aperture, comunque ancora sono attestati su sì, appoggia un nuovo governo purché non ci sia Conte, mi sembra. Sì. Sì, fino almeno ad adesso, io parlo ai blocchi di partenza da ieri, queste ultimissime ore, è così. La posizione è stata questa, e quindi appunto a mio giudizio scommettere su una loro defezione a favore di Conte è del tutto impensabile, perché hanno detto in tutte le interviste che la loro partecipazione era subordinata ad un cambio del Presidente del Consiglio. L'altro punto interrogativo riguarda invece poi l'atteggiamento che prenderanno i singoli partiti nelle consultazioni al Quirinale. Lì anche è possibile che ci siano sorprese, è possibile un cambio di atteggiamento una volta sgomberato il campo dall'attuale governo, una volta che tutti quanti si sono rimessi a blocchi di partenza differenti, è possibile che emergano fatti nuovi in quella circostanza. Penso che questa sia la grande preoccupazione in questo momento del Movimento 5 Stelle, di Conte e di larga parte del PD, perché sono abbastanza consapevoli che ricostruire una maggioranza senza Conte sarebbe estremamente complicato. Lì davvero si imboccherebbe una sorta di discesa a rotta di collo, al di là della volontà di tutti i soggetti della crisi verso il voto, perché fare un accordo che implichi un nuovo Presidente del Consiglio in questo momento, a mio giudizio, sarebbe estremamente complesso. Allora, sentiamo appunto, dicevo, i passaggi che nella giornata di ieri hanno un po' messo le cose come ve le stiamo raccontando. Uno era Di Maio, intervistato da Lucia Annunziata ieri, lo sentiamo tutti i passaggi. L'altro era l'intervista di Amendola, ma quella era alla stampa, sul quotidiano, poi vi mostriamo anche questo titolo. Prima di andare dal professor Daveri, perché poi c'è anche una parte, come dire, di sostanza, di ricadute, di oggetto vero della crisi, che è il recovery plan italiano, su quale mi piacerebbe sentirlo. Ma sentiamo Di Maio. Noi abbiamo presentato col Presidente Conte lunedì e martedì scorso in aula un programma per i prossimi due anni, la fiducia è stata incassata, ma adesso serve un consolidamento di questa maggioranza. Ecco, andiamo ma a non bastano, non ce la facciamo in due settimane, qui abbiamo 48 ore. Perché tutto questo tema... Mercoledì si vota. C'è questo tema del Ministro della Giustizia, io lo voglio dire, che ovviamente è del Movimento 5 Stelle, è il Ministro che ha abolito la prescrizione, che ha fatto la legge anticorruzione. Non si pensi che il tema di Bonafede sia solo Alfonso Bonafede e il Movimento 5 Stelle? Cioè,
il voto di mercoledì o giovedì che sia è un voto sul governo. Ecco, io voglio dirlo chiaramente, il Movimento 5 Stelle non sarà né donatore di sangue né donatore di organi per questo governo, perché per quanto ci riguarda la prescrizione è un tema di giustizia sociale. Se nei prossimi giorni, sulla base di una serie di aperture, dichiarazioni intorno a temi come il recovery, l'Unione Europea, i progetti dei prossimi anni, si trova la maggioranza, bene, se no sono il primo a dire stiamo scivolando verso il voto. Con, sì, io non nascondo che ci sono delle preoccupazioni per i parlamentari, dei parlamentari per le elezioni, ma delle forze politiche, però diciamoci una cosa, il vero problema è che in tempi di pace si potevano fare le elezioni anche ogni anno, ma in questi tempi ci giochiamo recovery, lei... vaccini. Tutte le volte che tirano in ballo il mio nome negli ultimi anni è sempre per mettermi contro Conte. Cioè si crea sempre una tensione tra me, Palazzo Chigi, che io non voglio assolutamente alimentare. Le ho detto chiaramente qui che noi tra Renzi e Conte scegliamo Conte, ci mancherebbe altro, credo anche tanti cittadini a casa che magari non ci votano, ma che farebbero lo stesso. Di fronte a questo poi, anche l'intervista di Emilio Carelli è nel, sì, è nel mondo dei sé, cioè se Renzi dimostra di essere affidabile... Guardi, noi abbiamo provato negli ultimi giorni prima del ritiro delle due ministre di Italia Viva, noi abbiamo provato in tutti i modi a trovare un punto di caduta, tant'è vero che il Recovery Fund è cambiato sulla scorta delle richieste che venivano da Italia Viva, però siamo stati chiarissimi, se si ritira la fiducia non ci saranno i presupposti per un nuovo dialogo. Allora, questo Di Maio, Maria Teresa Meli, che da una parte dice o Conte o il voto, però dice attenzione, il voto è pericoloso e comunque... taglia la strada anche altre ipotesi, per esempio, non so, sacrificare Bonafede oppure accettare che il Movimento 5 Stelle possa accettare in aula, se ci si arriva, se non ci saranno le dimissioni, se Conte vorrà andare alla conta, possa accettare di fare delle concessioni di contenuto all'ala più garantista, di abbandonare posizioni identitarie dei 5 Stelle. Quindi è un Di Maio che insomma ha dato dei segnali contrastanti ieri, o no? Ma è un Di Maio che ha dato dei segnali interni, cioè più che ha dato un segnale al suo elettorato, al suo partito, per far vedere che non si abbandonerà a buona fede, non si abbandonerà alla linea giustizialista che ha caratterizzato dalla nascita del Movimento 5 Stelle. E dall'altra parte è un messaggio implicito a Conte, cioè la cosa guarda che se no ci sono elezioni, è un'altra spinta di Maio in realtà per dire vai a dimetterti, cioè non c'è altra strada. Di Maio le elezioni non le vuole, come non la vuole la maggior parte dei grillini, cioè si sa, diciamo, i grillini poverini tornerebbero in quattro gatti in Parlamento, e soprattutto le elezioni non le vuole nessuno perché c'è il recovery da fare, cioè, ci sono tante cose, quindi le elezioni vengono usate a seconda di chi le usa per dare dei messaggi all'interno dei palazzi della politica, e Di Maio è un altro degli attori di questo pressing su Conte in realtà. Molto. Poi riesca appunto, ma io sono d'accordo con Flavia, non è detto che riesca, e infatti trovo molto interessante e ascolterò dopo la parte finale della tua trasmissione, Alessandra, quella con Bettini, perché sarà molto interessante sentire cosa dice Bettini, perché Bettini fino all'altro giorno ha detto giammai Renzi, andiamo avanti con i responsabili, cioè ha abbracciato in toto la linea di Conte. Ora voglio vedere se il PD, quello diciamo ufficiale, quello di Zingarettiano, sta preparando una retromarcia rispetto a questa posizione che aveva fino all'altro giorno, oppure se continua, se insiste. Io, appunto, sarà molto interessante la seconda parte della tua trasmissione. Eh sì, aspettiamo, anche perché appunto parliamo di un protagonista che ha tenuto una linea contraria, anche una linea che sembrava a un certo punto credere alla possibilità di un vantaggio in una corsa elettorale per il Partito Democratico. Poi magari è un blef, però, anzi uno strumento di pressione, però anche questo è un aspetto. Ancora Martino Cervo sulla parte in cui Di Maio sul possibile ritorno di Renzi, accettabile? Molto a fatica, più facile che magari entrino deputati di Italia Viva. Dopodiché, ripeto, in questa difficoltà bisogna fare i conti col fatto che il Movimento 5 Stelle è costretto a subire di tutto. Credo che la minaccia
del Partito Democratico di andare al voto, però non sia, cioè sia una pistola carica, non sia solo una cosa che pure è, cioè un'arma di pressione sui volenterosi, ma anche sugli altri alleati, ma sia sostanzialmente una minaccia spendibile. Zingaretti, ricordiamo che era l'atteggiamento con cui si era presentato inizialmente anche nella crisi del 2019, quello di andare al voto, poi proprio Renzi, oltre che Mattarella, gli hanno fatto rapidamente cambiare idea, ma quello era il suo atteggiamento. I motivi per cui gli conviene andare a votare in parte sono gli stessi. Per la prima volta potrebbe avere dei gruppi parlamentari in grado di essere da lui controllati, a differenza di quelli attuali che sono stati composti dall'ex premier. Secondariamente potrebbe liberarsi definitivamente di Renzi perché, oltre ai 5 Stelle, chi teme come la peste un ricorso alle urne, ovviamente il leader di Italia Viva. Fatto, messe assieme queste due equazioni, sicuramente è difficile per Di Maio riprendersi Renzi, ma credo che la minaccia di buona parte del PD di andare al voto non sia solo uno strumento di pressione, ma una strada reale, che poi a forza di minacciare potrebbe perfino essere presa, cioè nonostante ovviamente il frutto di un calcolo, ma lo vediamo dopo, perché vorrei andare dal professor Daveri citando un articolo di Federico Fubini su Corriere della Sera oggi, Le ragioni nascoste della crisi, dove è finito il recovery. Questo pezzo pone l'accento, effettivamente è stata la vera ragione, è stato il casus belli, ma anche nelle modifiche che ci sono state, il recovery plan italiano in seguito alle richieste di Renzi, alcuni punti non sono stati chiariti, in particolare la governance, cioè chi come dovrà gestirlo, è rimasto nella più totale ambiguità, no? Tutto è possibile, non si capisce chi lo gestirà. Allora io le chiedo intanto se questo è un elemento di preoccupazione reale anche degli osservatori in Europa, degli economisti intendo dire di chi, rispetto alla politica economica del governo, quindi diciamo alla concretezza, e poi le chiedo secondo lei come dovrebbe essere gestito il recovery plan per essere efficiente. L'importante è che sia gestito, questo mi sembra che sia un dato rilevante, cioè non può essere una sommatoria di interventi che si mettono uno sopra l'altro e che ci porterebbero in Europa a dare la sensazione che c'è una situazione di assalto alla diligenza, perché ci sono tanti fondi, che circa 209 miliardi, poi che andrebbero poi declinati, ma quindi non può essere una situazione di questo tipo, perché non possiamo dare all'Europa il senso che in Italia ci siamo improvvisamente accorti che si potevano spendere un sacco di soldi sfuggendo alle regole di bilancio a cui siamo stati obbligati per anni, e che avevano dal mio punto di vista e dal punto di vista di molti credo un loro senso. Ecco, adesso non possiamo dare la sensazione anche credo un po' tutta all'Italia che queste regole non ci sono più. Le regole ci sono, torneranno a valere in modo rilevante nei prossimi mesi, e quindi da lì poi si riparte, perché poi una volta fatta la lista delle voci della spesa poi bisognerà decidere che cosa può essere fatto, che cosa non può essere fatto negli anni a venire. Però nello stesso tempo le scelte che si faranno saranno delle scelte molto importanti, si possono sprecare i fondi, non si spendono solamente, e quindi sprecarli si possono sprecare dei fondi anche in una situazione in cui sembra che ci sia abbondanza di fondi. Questo è una cosa importante da spiegare alla politica, perché altrimenti il risveglio potrebbe essere molto brusco domani, quando improvvisamente dovremo andare a Bruxelles e ci accorgeremo che le risorse non sono infinite. Ma gli altri paesi come l'hanno risolta la governance, cioè la gestione in capo ai ministri dell'economia, in capo a strutture autonome dedicate? Beh, si sono attrezzati più o meno, almeno sulla base dei... Stiamo ancora un po' vedendo quello che sta arrivando nelle varie sedi, nei vari ministeri, dei paesi europei. Quello che emerge è che
l'organizzazione c'è, cioè se uno apre i file dei programmi di spesa e vede che delle decisioni sono state prese, ci sono degli orientamenti che sono stati espressi, i ministeri hanno espresso delle loro ordini di priorità e questo è quello che è avvenuto altrove, quindi anche da noi dovrebbe essere così. Da noi la sensazione è stata che invece ci fosse la possibilità di aggiungere una voce all'altra e tanto poi qualcuno avrebbe pagato. L'altra cosa che volevo chiederle è se destano preoccupazione la risalita dello spread, anche se i livelli poi sono lontani da quelli che ci avevano allarmato negli anni scorsi e anche nel primo governo Conte, quando erano arrivati intorno a 300, siamo molto al di sotto, però c'è stato un segnale di risalita. È un segno che questa instabilità può preoccupare i mercati, secondo lei? E che se non ci fosse la BCE con i suoi acquisti poderosi ce la passeremmo male? Beh, se non ci fosse la BCE con i suoi acquisti poderosi ce la passeremmo sicuramente male, ma la BCE c'è e non solo c'è, ma si presume che continuerà a esserci anche nei mesi e negli anni a venire. Quindi questo è lo scenario e questa è la ragione per cui lo spread di fatto non si muove in maniera rilevante. Quindi al momento non è questa la preoccupazione dei mercati, degli osservatori e così via. La preoccupazione al momento è che questi soldi vengano spesi male, che improvvisamente ci svegliamo domani con 209 miliardi che sono stati buttati via e sono soprattutto gli unici 209 miliardi che è sicuro che arriveranno, perché dopo non è che ce ne danno altri 209 quando finiamo questi qua dopo averli spesi male. Quindi questo è l'orizzonte su cui dovremmo ragionare, su cui la nostra politica farebbe bene a ragionare seriamente. Andiamo in pubblicità e ci rivediamo subito dopo, ancora crisi e quello che c'è intorno. Lui ha detto che per la Lega Silvio Berlusconi sarebbe un ottimo candidato alla presidenza della Repubblica. Volevo sapere se corrisponde al vero questa circostanza. È vero, no? Beh, è vero, posso è dare vero. Il mio pensiero personale. No. Silenzio fa rumore. Se lei chiede il mio parere personale, sì. Io le posso dire sì. Ah. Se lei mi chiede se facciamo le riunioni per parlare di questo, no. Le dico no. No, perché, se si è ripeto, parlato. L'emergenza oggi, e non ne abbiamo parlato, no. L'emergenza in questo momento sono gli ospedali. Beh, certo. Il governo aveva promesso che arrivavano medici e infermieri che non sono arrivati. La riapertura delle scuole in sicurezza, e ringrazio ad esempio la Regione Marche che ha investito dei suoi milioni di euro in attesa che si svegli l'Azzolina per garantire la sicurezza degli studenti, e il lavoro. Indubbiamente, perché però i rimborsi sono ridicoli e le banche non prestano. Se poi lei mi chiede Silvio Berlusconi potrebbe ambire a fare il Presidente della Repubblica, assolutamente sì. Allora, è così Salvini sull'altra partita che sta dentro anche la partita della crisi, quella futura per l'elezione del Capo dello Stato, però naturalmente questo elemento, vado da Flavia Perina, queste parole di Salvini, insomma, servono a tentare di tenere Berlusconi, Forza Italia, dentro il blocco del centrodestra e non avere la tentazione di queste maggioranze Ursula, che però non so, appunto, anche alla luce delle cose che dicevi prima, se veramente si va in quella direzione, se è pensabile che Forza Italia in quanto tale si dissocia o solo pezzi, insomma, a che serve, a parte la domanda di Tommaso Labate, ma insomma, questo tema? Ma Salvini ha esplicitato un tema di cui si parla molto all'interno del centrodestra, si è parlato molto anche sui giornali, con una valutazione generale che il principale argomento con cui la Lega e Fratelli d'Italia sono riusciti finora a tenere dentro il centrodestra Forza Italia è proprio la prospettiva di una possibile candidatura di Berlusconi alla presidenza della Repubblica. Il fatto che l'abbia dovuto esplicitare, cioè rendere pubblico, dirlo in televisione in modo così chiaro,
fa pensare che la situazione all'interno sia molto complicata, perché fino adesso questo non era successo. Io tendo a escludere che nel caso di un Conte Ter Forza Italia possa mettersi a disposizione, salvo sue parti marginali, mentre invece nel caso si andasse verso altre soluzioni per la presidenza del Consiglio, è possibile che questo tipo di tentazione si faccia strada all'interno di Forza Italia, soprattutto per un motivo. Uno dei temi importanti in questo momento per i partiti è la riforma della legge elettorale, e una riforma elettorale in senso proporzionale come quella che è stata rimessa sul tavolo dalla maggioranza Movimento 5 Stelle e PD e dallo stesso Conte, sarebbe per Forza Italia un'autentica ancora di salvezza. Quindi questa è la valutazione che si fa all'interno del centrodestra, e probabilmente il timore di perdersi per strada Berlusconi in questo momento è maggiore che in passato, tanto che bisogna rendere pubblico, rendere noto, rendere palese la prospettiva di una sua candidatura al Quirinale. Chiaro. Allora, poi volevo chiedere a Maria Teresa Meli se che cosa ne pensa di quello che diceva poco fa Martino Cervo, ovvero che c'è una parte del PD che magari anche il segretario Zingaretti con Goffredo Bettini, poi lo sentiremo, che tutto sommato in realtà lo scenario elettorale non è solo una minaccia, è realmente così, cioè c'è un pezzo di Partito Democratico che in cambio, diciamo, della testa di Renzi a quel punto e nella loro visione, in cambio del controllo dei gruppi parlamentari, potrebbe effettivamente scegliere una strada intransigente in queste ore? Ma se così fosse, più che un gruppo dirigente sarebbe un gruppo di kamikaze, perché con questa legge elettorale, perché in questo caso si andrebbe a votare con questa legge elettorale, il rischio che vinca il centrodestra sarebbe notevole, e non solo: se vince il centrodestra, poi il Presidente della Repubblica e tutti questi giochi che si stanno facendo adesso nel centrosinistra per l'elezione del Presidente della Repubblica verrebbero vanificati, perché poi avrebbe il centrodestra, darebbe le carte sull'elezione del Presidente della Repubblica. Credo che ci sia questa pulsione, ma che non sia poi una pulsione. Cioè, poi in realtà ci si rende perfettamente conto che sarebbe un azzardo troppo grave. È vero, in questo modo Zingaretti avrebbe finalmente tutti i gruppi dirigenti della sua, che peraltro già lo sono abbastanza, perché i renziani se ne sono andati. Ma che cosa otterrebbe poi? Otterrebbe di avere un 3-4% in più rispetto alle ultime elezioni, che furono quelle disastrose, quelle con il PD guidato da Matteo Renzi, e però aver regalato il paese al centrodestra. Si giocherebbe anche la segreteria a quel punto. Cioè, mi sembrerebbe un azzardo. Poi la certo. classe dirigente italiana in questi ultimi anni ci ha abituato a qualsiasi cosa, però insomma credo che veramente sarebbe da suicidio. Sì, e comunque anche non so se incrocia davvero anche le intenzioni del capo dello Stato in questo momento. No, assolutamente non le incrocia, e poi non incrocia le intenzioni dei suoi gruppi parlamentari. I suoi gruppi parlamentari sono espressi chiaramente contro le elezioni. Ora, per quanto tu possa avere un potere come segretario, ma andare contro i tuoi gruppi parlamentari, i tuoi ministri, perché non dimentichiamoci anche i ministri, diciamo i ministri più importanti, che sono Lorenzo Guerini e Dario Franceschini, sono nettamente contrari alle elezioni. Insomma, io credo che sia un'idea che ogni tanto può affascinare e può pensare la maggioranza del PD, Zingaretti, ma non credo che poi sia una cosa che portano avanti, anche se è vero che c'è stato un momento in cui Conte e Zingaretti hanno sottoscritto una sorta di, fra virgolette, patto elettorale per dire: allora, se non riesce questo Conte con i responsabili, pur di non riandare, di non riaprire la porta a Renzi, si va alle elezioni. Però abbiamo visto che poi alla fine questo, diciamo, patto è durato neanche due giorni, sì, perché certo. Poi le condizioni sono altre. Certo. Forse Conte, però, Martino Cervo è l'unico che avrebbe interesse a votare. Lui ce l'ha questa ipotesi, lo tenta in effetti.
Come nel caso del PD, è una minaccia con una pistola forse un po' meno carica, ma che comunque conta su due fattori. Il primo è tutto sommato il gradimento di cui il Presidente del Consiglio è convinto di essere oggetto nel Paese, e secondo la possibilità di concretizzare una lista, esperimento che con altri Presidenti del Consiglio uscenti non è andato benissimo, con l'obiettivo politico, che è un po' lo stesso di Renzi, cioè di occupare una specie di centro in grado di raccogliere nelle proprie liste gli incandidabili del Movimento 5 Stelle, nel senso coloro che non troverebbero mai una nuova candidatura in un partito che al momento pare oggettivamente in disarmo, dall'altro raccogliere un po' gli stessi tentativi di questo spostamento al centro o presunto tale, che gli permetterebbero, sempre nei suoi piani, di andare a disturbare il PD e raccogliere i cocci del Movimento 5 Stelle. Questi sono un po' i due elementi che sta mettendo sul piatto della trattativa, un po' come il PD, per forzare la mano. Dico semplicemente che questa minaccia, a un certo punto, quando la corda si tende, si può improvvisamente realizzare. È verissimo che il PD, nel caso in cui si vada a votare, si gioca concretamente la possibilità di essere mazziere nella corsa al Colle. È anche vero che se i giochi fossero già fatti in direzione Draghi, a quel punto conta relativamente poco. Credo che Zingaretti abbia in testa anche la possibilità di farsi la sua traversata nel deserto, per usare una citazione berlusconiana, all'opposizione, perché da comunque la si prende i prossimi anni non saranno una festa per chi siede a Palazzo Chigi e in maggioranza, e le acque continueranno a essere torbide e instabili per tutti. Da questo punto di vista continuo a ritenere che la minaccia sia tutto sommato più spendibile di quanto non si creda. Quanto se posso una brevissimo passaggio sul recovery plan, mi sembra che da parte europea ci sia tutto sommato una grande tranquillità, perché più debole è il governo in carica, a prescindere dai suoi nomi, più è facile ottenere quello che si chiede all'Italia, in questo caso di orientare le politiche pubbliche, di rientrare vigorosamente nei canoni del patto di stabilità, cosa che i regolamenti attuativi del recovery fund prevedono esplicitamente, come cerchiamo di spiegare da giorni sulla verità. Da questo punto di vista credo che davvero un governo o l'altro pochissimo cambi per l'Europa, tant'è che non sono arrivati grandi moniti, grande prese di posizione a difesa di Conte, a contrario di quanto forse lui stesso si aspettasse. Questo lo vorrei chiedere al professor Daveri, allora, questo tema è il tema delle linee guida, che in realtà dicono dall'Europa Conte conosceva già, l'Italia Conte, insomma, l'Italia conosceva già da ottobre, però insomma poi è stato approvato adesso il regolamento, e questo regolamento è stato reso più stringente rispetto a garanzie su debito, eccetera, e si dice proprio perché spaventati dall'Italia. Le chiedo se ha ragione Martino Cervo a dire che in questo modo il binario è tracciato per tutti, in sostanza. Mi pare che dal suo punto di vista, dall'area di appartenenza, l'area culturale di appartenenza di Martino Cervo, questo voglia dire, insomma, c'è ancora un commissariamento, un esercizio, insomma, una pressione forte dell'Europa. Lei condivide questa analisi, professore? Beh, ci sono due cose in effetti. Uno è il cosiddetto commissariamento, cioè un'attenzione forte al fatto che i fondi vengano spesi una volta che si stabilisce quali sono i criteri, che vengano spesi in accordo ai piani, in accordo agli orientamenti su cui ci si metterà d'accordo. E questo è un elemento importante, però dall'altro lato rimane il fatto che ci sono molte più risorse di quanto avessimo mai potuto pensare in passato. Quindi c'è da un lato l'abbondanza di risorse, e dall'altro ci viene ricordato invece che le risorse non sono, non saranno poi così abbondanti. È lì che si determina il punto, bisognerà capire qual è il punto di caduta su tutto questo. Alla fin fine mi sembra che poi prevarrà però il fatto che a un certo momento si deve mettere un numero o dei numeri, una data nei piani che vengono approvati in Europa prima di tutto, e poi in ognuno dei singoli paesi dell'Europa. Quindi se si parla, è facile dire dobbiamo far diventare l'Italia un paese più verde, più digitale, la resilienza sarà uno dei temi importanti, insomma tutte queste le parole chiave ci sono tutte.
Però il problema poi è che tutte queste cose dovranno tradursi in un piano che alla fin fine verrà messo nero su bianco, e su questo piano poi ci sarà qualcuno in Europa che ci ricorderà che abbiamo fatto un piano, a quel punto lo avremo fatto e verremo chiamati a rispettare il piano che viene indicato. E il piano includerà alcune scarsità, non solo delle abbondanze, che invece è quello su cui si è un po' alimentata tutta la nostra politica per tutto l'ultimo periodo. Certo, con tante scadenze di cui poi parleremo nel corso della settimana e tanti nodi che al di là della crisi verranno al pettine, per esempio... Ci sono comunque anche ci saranno delle riunioni oggi stesso, ricorda qualche giornale, per esempio sul blocco dei licenziamenti, cioè tanti nodi appunto in questo momento un po' nascosti dall'emergenza politica da una parte e tutta la questione dei vaccini dall'altra, ma ci torneremo. Invece, visto che stiamo comunque raccontando forse l'avvicinarsi all'epilogo di questa crisi che ci tiene impegnati, insomma, che cerchiamo di capire e di raccontare da settimane, ed è una crisi fatta dai duellanti, poi alla fine ha preso questa forma dei duellanti, Conte e Renzi, però a questo punto sembra un po' che siamo tornati a un punto di partenza in un certo senso, sembra di aver fatto un grande giro e siamo ancora qui però a capire se usciranno, come diceva Maria Teresa Meli, tutti e due ridimensionati e semplicemente finisce così o chissà come. Però c'è una curiosità che riguarda anche il bilancio del chi ha vinto, chi ha perso e in particolare la figura di Renzi. Allora, ne parliamo, però volevo farvi vedere una vignetta animata di Macox che un po' ci introduce un po' a questo lato della questione. Renzi, vediamo la vignetta. Allora, era Teresa Bellanova, avete visto dalla vignetta con Renzi, insomma, però la domanda ci sta tutta, insomma, mi hai fatto dimettere, Flavia Perina, e poi però alla fine che succede? Semplicemente che noi siamo fuori, io ho 30 anni, siamo fuori e ritorna Conte però, se finisce così è difficile da spiegare. Sì, la grande scommessa di Renzi era quella di far fuori Conte. Far fuori Conte e portare a Palazzo Chigi un altro presidente del Consiglio. C'è pure arrivato, perché poi i numeri del voto in Senato ci hanno detto che se il gruppo di Italia Viva avesse votato no alla relazione del governo anziché astenersi, Conte sarebbe caduto e probabilmente questa crisi avrebbe avuto un'altra storia. Però non ce l'ha fatta coi suoi in realtà, perché nessuno dei suoi, il gruppo se avesse scelto la strada del voto contrario, il gruppo si sarebbe diviso. Quindi la vignetta di Macox ci sta tutta, io immagino la delusione e l'amarezza
non solo di Teresa Bellanova, ma anche di una parte del gruppo di Italia Viva, che appunto ha tentato l'assalto al cielo, è stato sconfitto. E questo, secondo il mio giudizio, era immaginabile. Loro avrebbero dovuto riaprire le relazioni, le trattative, approfittando delle ultime 24 ore di disponibilità di Conte, e adesso si ritrova appunto da capo, tra l'altro sostituito quasi certamente negli assetti di maggioranza da una raccogliticcia schiera di responsabili, forse agli ordini di Bruno Tabacci. Sarebbe appunto un finale piuttosto triste, e nella migliore delle ipotesi il gruppo renziano rientrerà in maggioranza, però appunto con un ruolo fortemente ridimensionato proprio dal fatto che non sono più indispensabili e con una voce più flebile. È stata un'operazione per alcuni versi coraggiosa e per molti altri versi finita sicuramente male, qualunque sia l'esito della crisi. Maria Teresa Meli, insomma, tale da meritare la cucchiarella, come dice la vignetta. Beh, la cucchiarella di Teresa Bellanova, che ha risposto, ha ritwittato questa vignetta. Poi facciamo vedere anche il tweet di Teresa Bellanova. Ma la cucchiarella Renzi se la meriterà da Bellanova, immagino, se quando si faranno le trattative per il nuovo governo la Bellanova sta fuori dal governo, allora... Beh sì, se la meriterebbe proprio, cosa che non si può escludere, perché quella è un'altra partita, perché ovviamente nel momento in cui tu fai il Conte Ter, le dimissioni, là che cominciano a fibrillare tutti i partiti, perché chi rimane, chi se ne va, che cosa succede, insomma, non sarà, quella sarà anche una partita non facile. Il rischio di non riuscire a scalzare Conte, in realtà il gruppo dirigente di Italia Viva comunque lo aveva presente alla fine, cioè non all'inizio, non quando è partito Renzi, quando è partito all'inizio no, ma in corso d'opera, quando si è visto che il Partito Democratico non si muoveva, che Di Maio, cioè diciamo le due persone che avevano il Partito Democratico e Di Maio che avevano fatto all'inizio, avevano giocato una partita con Renzi, poi si erano sfilati, allora là questo rischio c'era, soltanto che Renzi non avrebbe potuto fare altrimenti, perché Renzi non avrebbe potuto fare accogliere l'apertura di Conte, perché se l'avesse fatto sì che sarebbe stato politicamente un uomo morto, perché non puoi portare fino all'orlo e poi tornare indietro. A quel punto lui aveva imboccato una strada da cui non poteva tornare indietro, penso. E dopodiché adesso, appunto, però l'abbiamo detto prima, ovviamente sarà ridimensionato, perché nel momento in cui ci sono i responsabili non ha più la golden share della coalizione. Diciamo, che c'era prima. Quello che resta è che il PD adora, ma appunto poi sentiremo Bettini, adora sembra aver bisogno comunque anche di Renzi. Beh, per forza, perché non, cioè, ora diciamo, ma questo però si era capito dall'inizio, tant'è che appunto alcune persone del PD l'avevano capito dall'inizio, perché ora fare conto per la prosecuzione della legislatura, per uno sforzo importantissimo su vaccinazione, sul fronte dell'economia e recovery, far conto su una maggioranza fatta da una serie di scappati di casa, insomma, era veramente un azzardo, cioè poteva pensarlo solo Conte, che non è un animale politico, però chiunque faccia un minimo di politica capisce che quella non è la strada, tant'è che appunto anche uno dei capi dei responsabili, Tabacci, ha chiesto le dimissioni di Conte, perché certo, anche lui ha capito che non era quella la strada. Che quel passaggio è che il governo deve essere molto rimescolato. Allora, ci fermiamo, pubblicità, arriva Andrea Crisanti, saluto il professor Daveri, grazie e spero di rivederla presto a Omnibus. Allora, pubblicità. Buongiorno, grazie. Allora, di nuovo in onda, siamo in attesa di collegarci con il professor Andrea Crisanti, però intanto c'era una cosa che non ho chiesto prima, eccolo qui, vedo che stanno preparando il collegamento, ma volevo chiedere a Martino Cervo una cosa che non abbiamo esaminato prima, ovvero la questione della delega ai servizi, il fatto che Conte comunque l'abbia ceduta, l'ha ceduta al suo consigliere diplomatico Piero Benassi, ha proceduto anche alle nomine
dei vice direttori dei servizi, questo elemento qui, diciamo, mette a posto questo ulteriore luogo di tensione? Anche questa era una richiesta di Renzi, per la verità anche del Partito Democratico. Secondo te è un bottino conquistato? Ma dipende da chi, nel senso che le pressioni su Conte erano fortissime e, appunto, come dicevi nella domanda, arrivavano soprattutto dalla sua maggioranza. Addirittura anche i membri grillini del Copasir si erano espressi in senso favorevole alla cessione delle deleghe, proprio perché era perfettamente lecito, ma politicamente irrituale, questo accentramento doppio nel primo e nel secondo governo guidato da Conte. Dopodiché Conte ha fatto un passo di lato più che un passo indietro. Queste pressioni hanno avuto effetto e Conte ha ceduto le deleghe, ma non le ha fatte come avevano fatto, per esempio, Berlusconi e Renzi, penso agli incarichi che erano stati dati a Letta e Lotti rispettivamente. Erano ovviamente incarichi dati in mano a un esponente politicissimo. In questo caso si è scelta una strada abbastanza azzardata, sicuramente irrituale, direi abbastanza politicamente astuta da parte di Conte, che è quella di dare questa delega a un diplomatico di grandissima esperienza, che probabilmente è in grado anche di rassicurare le cancellerie internazionali e soprattutto europee, ma non lascia del tutto sedati i malumori della maggioranza. Direi che il messaggio in questo senso è soprattutto al PD, che probabilmente aveva esercitato quelle pressioni per avere nel suo ambito, nel suo alveo, queste deleghe. Conte ha fatto un passo di lato, in un certo senso ha mantenuto il controllo, perché Benassi è un uomo che comunque evidentemente deve a lui questo passaggio e a lui continuerà a riferire, e lascia contemporaneamente insaziati gli appetiti del PD, ma al tempo stesso può dire di aver, diciamo così, ceduto la delega, non è più nelle sue mani. Allora, do il buongiorno e il benvenuto al professore Andrea Crisanti, direttore dell'unità di microbiologia e virologia dell'Università di Padova. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, professore. Allora, ci sono tantissime domande per lei in una giornata come oggi, dove il fronte dei vaccini è a tanti diciamo punti controversi per noi e tanti punti interrogativi soprattutto. Allora, prima di tutto la questione del ritardo della Pfizer nella consegna. Ieri il viceministro Sileri alla salute ha detto che il ritardo della Pfizer e anche poi di AstraZeneca, ma lo vediamo dopo, però adesso il contenzioso è principalmente con la Pfizer, anche un contenzioso legale, sarà di oltre 2 mesi. Allora io le chiedo, però significa che il governo non crede che sia questione solo di una settimana di risistemare lo stabilimento in Belgio, come ha detto l'azienda farmaceutica? Perché se no uno dovrebbe dire un ritardo di una settimana provoca un ritardo di una settimana, non di 2 mesi. Penso, se noi ritorniamo indietro nel tempo, sicuramente vedremo che il problema della Pfizer già era noto più di un mese fa, nel senso che la Pfizer aveva promesso una certa dose di vaccini, che mi pare fossero circa 1,8 milioni, poi gliene sono stati chiesti di più. Poi tutto il mondo ha esercitato pressione sulla Pfizer, è chiaro che hanno tentato di fare fronte a questa domanda assolutamente prevista, ma non in qualche modo non in grado di soddisfare, perché guardi, è molto difficile anche per un'azienda come la Pfizer adattare stabilimenti e metterli a regime e produrre centinaia di milioni di dosi. Guardi, io penso che la Pfizer abbia obiettivamente delle importanti difficoltà in questo momento, quindi poi lascia il tempo che trova a fare un'azione legale contro un gigante come la Pfizer, dalla quale poi dipenderemo in futuro, ecco. Sì, non la vede la strada più, diciamo, e però il ritardo che provoca effettivamente è così forte, cioè non si può contare sul recupero. No, probabilmente avevano detto inizialmente che erano un paio di settimane, poi evidentemente potranno essere un po' di più. Io penso che questo sia una cosa normale. Guardi quello che è successo ad AstraZeneca, che praticamente hanno fatto il trial e si sono accorti poi che c'era una non conformità e hanno dovuto ricominciare tutto da capo. In questa situazione così caratterizzata dall'urgenza, dalla necessità di fare in fretta, certe situazioni sono inevitabili.
Certo, sì, no, infatti questo si capisce dai numeri, insomma, imponenti veramente delle dosi. Poi ci sono ulteriori contenziosi. Chiedo a Flavia Perina se crede che questa idea, diciamo, l'idea che l'Italia percorra la strada legale, l'Europa mi sembra meno, come dire, meno orientata, anche se dei segnali sono arrivati ieri dal Presidente del Consiglio europeo. Ma a mio giudizio mi sembra davvero un annuncio del tutto propagandistico, finalizzato in qualche modo a far vedere, a mostrare i muscoli all'opinione pubblica italiana più che a un colosso farmaceutico come la Pfizer. Tra l'altro potrebbe appunto essere addirittura un annuncio controproducente, perché aprire un conflitto alla principale azienda alla quale siamo vincolati in questo momento per i piani vaccinali non mi sembra un'idea geniale, insomma. E l'atteggiamento europeo è più cauto proprio perché ci si rende conto di quello che diceva il professor Crisanti: in operazioni colossali di questo genere l'incertezza, il ritardo, il problema è sempre dietro l'angolo. Penso piuttosto che il governo avrebbe dovuto approfittare di questo ritardo del piano vaccinale di 2 settimane, 1 mese, poi si vedrà, per fare quello che al momento non risulta fatto, e cioè attrezzarsi a un progetto di vaccinazione di massa che vada oltre la prima fase della vaccinazione del personale ospedaliero e degli anziani nelle case di riposo. Al momento nessuno di noi sa, neanche gli ultranovantenni che vivono nelle loro case sanno come eventualmente potranno prenotarsi per la vaccinazione. Non esiste un'app, non esiste un sistema di prenotazioni, credo, in quasi nessuna regione italiana. Queste 2 settimane o questo mese di ritardo nel piano vaccinale forse ci potrebbero essere utili invece per attrezzarsi, come si sono già attrezzati la maggioranza dei paesi europei, e mettere su quel tipo di struttura che servirà quando si potrà giro partire questa, con la vaccinazione. Giro questa osservazione al professor Crisanti: ci sono, diciamo, delle carenze organizzative secondo lei nella vaccinazione, nei piani della vaccinazione? Ha ragione Flavia Perina, c'è ancora questo disorientamento, o è semplicemente, diciamo, perché ancora siamo alla fase di vaccinazione dei sanitari? Guarda, facciamo riferimento ad altri esempi, per esempio Israele. Israele ha iniziato a pianificare la vaccinazione a metà ottobre, a metà dicembre aveva già calendarizzato milioni di persone. Dopo 4 settimane ha fatto 3 milioni di vaccini prima dose e 1 milione di vaccini seconda dose. Questo io lo interpreto come pianificazione, no? Se poi improvvisiamo, cioè, no, ecco, questo mi sembra una grossa contraddizione, no? Noi ancora non abbiamo programmato un calendario di vaccinazioni, assumendo che i vaccini della Pfizer fossero arrivati in tempo, quelli che abbiamo chiesto in più, e ci lamentiamo che la Pfizer, che doveva produrre centinaia e centinaia di migliaia di centinaia di milioni di dosi, ci ha avuto qualche problema. Io penso che se arrivassero adesso non saprebbero nemmeno come darli, guardi. Ah, ecco, perché invece sembrava, quindi lei sta dicendo che il piano vaccinale, che pure è stato presentato e sembra esserci, insomma, sia dal commissario straordinario Arcuri sia dal ministro Speranza, in realtà è un piano, come dire, più largo, che però non arriva nel dettaglio dell'organizzazione, questo che manca? Guardi, io un piano vaccinale lo intendo che la persona riceve un messaggio e gli viene detto quando più o meno verrà vaccinato. Ecco, questo lo intendo come piano vaccinale. Tutta la parte logistica non credo che interessi alla gente comune, no? La gente comune vuol sapere, vuol avere delle certezze, cioè quando e come sarà vaccinata. Adesso abbiamo questa bellissima scusa che la Pfizer è in ritardo, e non si dice poi che, tra altre cose, all'inizio dei vaccini Pfizer ne erano stati ordinati veramente pochissimi. È chiaro che in questo momento noi soffriamo, la realtà è che soffriamo il fatto che AstraZeneca ancora non ha ottenuto l'autorizzazione, e anche AstraZeneca ha annunciato che non sarà in grado di produrre le dosi previste. Ecco, guardi,
Io penso che se si doveva mitigare il rischio all'inizio, perché chiaramente c'erano 3-4 vaccini in sviluppo, no? Allora uno per mitigare il rischio deve cercare di comprare un po' da uno, un po' dall'altro, un po' dall'altro, perché non sa quale di questi vaccini andrà in porto. Ma se si vuole fare questa cosa, allora che si faccia bene, si ordinano, si opzionano, che ne so, 40 milioni di dosi da Pfizer, 40 milioni di AstraZeneca e altri 40 da GSK Sanofi. Se uno va male ce l'abbiamo, ma se uno ne ordina 2 milioni da una parte, 4 milioni dall'altra e 20 milioni da un'altra ancora, è chiaro che quello che stiamo vedendo adesso è il risultato inevitabile. Ma sono queste ordinazioni però dei vaccini, diciamo è stato il piano europeo, perché è l'Europa che ha contrattato per i vaccini. Beh, sì, però c'era anche un margine per fare indipendentemente. Certo l'Europa ha contrattato, ma l'Europa forse non ha contrattato bene. Guardi, non è che l'Europa per forza di cose deve fare tutto bene. Certo, dice, comunque c'era una parte che era a disposizione a discrezione degli stati. Le volevo chiedere anche quanto ci dobbiamo preoccupare delle varianti numerose a questo punto, soprattutto di quella inglese, dove c'è stato un allarme, le chiedo anche se quello, perché non si è capito quanto realistico, su una sua maggiore non soltanto contagiosità ma anche pericolosità nel senso di letalità. Guardi, la variante inglese è sicuramente molto più contagiosa perché ha un indice di riproduzione, cioè questo R0 intorno a 3.4, quindi decisamente di più della variante che si sta trasmettendo in Europa. Questo ha delle implicazioni non tanto sulla capacità della variante di sfuggire al vaccino, quanto sulla immunità di soglia, cioè l'immunità di gregge, cioè la percentuale di popolazione che deve essere vaccinata per interrompere la trasmissione. Nel caso della variante che si trasmette in questo momento in Europa, probabilmente dovrà essere vaccinata circa il 70% della popolazione. Per la variante inglese siamo intorno tra il 78 e l'80%, quindi insomma c'ha un problema, pone dei problemi logistici importanti. Altro aspetto sono invece altre varianti che possono emergere e che non vengono riconosciute dagli anticorpi indotti dal vaccino. Ecco, questo è un problema sul quale bisogna vigilare, perché in genere non si vaccina con questi livelli di trasmissione, perché esiste la possibilità teorica di selezionare varianti resistenti al vaccino. Questo è sicuramente una possibilità che dovrebbe essere comunque in qualche modo mitigata, campionando costantemente tutte le varianti che emergono sul territorio nazionale, perché se ne emerge una resistente al vaccino, chiaramente allora bisogna prendere misure drastiche per impedirne la diffusione. E questo monitoraggio delle varianti viene fatto in maniera sufficiente? No, guardi, non viene fatto per niente, cioè parliamoci chiaro, ecco. In questo momento viene fatta così occasionalmente qualche sequenziamento di campioni, ma qui ci vorrebbe un piano nazionale di sequenziamento delle varianti. E non solo, ma se emerge una variante particolare bisogna che questa venga immediatamente analizzata con sieri di persone vaccinate per vedere se questi sono in grado di bloccarla. Cioè è una cosa un po' complessa, non è, però. Ma lo fanno gli altri paesi? Lo fanno gli altri paesi? Sì, guardi, lo fanno. Israele lo sta facendo e l'Inghilterra lo sta facendo. Ma ecco, meno male, vedo questo perché l'ho detto io 15 giorni fa, che se emerge una variante resistente al vaccino, l'unica cosa che c'è da fare è tutti quanti a casa. Quindi sta dando ragione, perché la regia ha opportunamente mostrato un'intervista a Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza, consulente, devo dire, spesso inascoltato, perché poi dice sempre, io l'avevo detto 2 settimane fa, questa volta l'ha detto, le varianti sono un pericolo, tutti in zona rossa per un mese, con i colori non si può controllare davvero il contagio. Quindi sì, va in questa direzione. Guardi, sicuramente queste zone non bloccano il contagio. Io penso che magari la proposta di Ricciardi dovrebbe essere modulata in questo modo: se emergono delle varianti resistenti al vaccino, tutti a casa finché non si blocca la trasmissione. Questo è il punto. Vado da Martino Cervo per chiedere se non entriamo per oggi nell'altro grande tema dei vaccini, cioè lo scontro governo Lombardia eccetera sui dati, lo lasciamo per le prossime puntate.
tanto che è un tema comunque molto caldo, però Martino ti volevo chiedere se il governo, diciamo così, questo Ricciardi è il consulente del governo, ma non reggerebbe una zona rossa per tutti? Credo non reggerebbe il paese. Dopodiché la posizione di Ricciardi è ai miei occhi abbastanza inqualificabile, perché solo in Italia abbiamo esponenti di comitati tecnici o consulenti che occupano praticamente costantemente la scena mediatica e poi i loro ministri fanno cose diverse, quindi non si capisce bene cosa ci stiano a fare, peraltro dicendo cose francamente difficilissime da immaginare e da sostenere, che sembrano quasi fatte però in questo caso il professor Crisanti credo ci abbia spiegato con molta chiarezza qual è il rischio, e quindi ha un, diciamo così, sono degli argomenti legittimi. Poi anche io osservo che non sono legittimi, sì, anche io osservo che rilevo che, non essendo medico, No, hai ragione. Rilevo semplicemente la stranezza politica di persone che vengono che non sono inascoltate e rimangono lì. Certo, dicono cose e poi se ne fanno altre. Mi fermo qui. Dopodiché vengo alla domanda sui vaccini. Mi sembra che assistiamo a tre disastri sommati e a un confusissimo tentativo di camuffarli con questa panzana delle azioni legali che semplicemente non avranno seguito per un motivo semplicissimo: l'Italia non è controparte contrattuale di Pfizer, quindi può fare tutti gli esposti, le cause che vuole, ma i contratti li ha sottoscritti con Pfizer l'Unione Europea. O l'Unione Europea fa caso a Pfizer, e non lo farà, l'ha già detto, o semmai l'Italia, per paradosso, ma ovviamente lo dico sul filo dell'ironia, dovrebbe fare l'Unione Europea e non a Pfizer, semplicemente perché non sono controparti contrattuali collegati. Il primo fallimento evidentemente è quello appunto dei contratti dell'Unione Europea. Ci è stato raccontato per mesi che il tentativo di associarci ad altri paesi, che a mio avviso era molto razionale, perché una trattativa condotta per 400 milioni di persone permette probabilmente di abbassare il prezzo rispetto a 28 trattative per 10, 40, 50 milioni di persone da vaccinare. Sta di fatto che probabilmente sul prezzo si è abbassato, ma non sulla disponibilità complessiva dei vaccini. Prova ne sia il fatto che la Germania, cioè chi ha più potere contrattuale, negoziale, interpretativo dei trattati, si è mossa per conto suo. Sì, devo interrompere perché vedo l'orologio in questo momento, dobbiamo assolutamente andare in pubblicità perché ho un tassativo. Ringrazio gli ospiti di questa prima parte, ringrazio anche il professor Crisanti e spero di riavere presto ospite, perché le domande sono sempre molte, e ci vediamo dopo la pubblicità con Goffredo Bettini del Partito Democratico. Allora, do il buongiorno e il benvenuto a Goffredo Bettini del Partito Democratico, uno dei protagonisti delle trattative di queste ore per risolvere in qualche modo la crisi, che poi non è formalmente ancora crisi perché ancora non si è dimesso Conte. Prima di arrivare subito con le domande, volevo dare velocemente una notizia che però merita di essere data, e cioè che oggi, che sono 5 anni dalla morte, dall'assassinio, dalle torture di Giulio Regeni, ci sono vari messaggi e soprattutto c'è gesto politico forte del capo dello Stato, perché Mattarella dice: l'Egitto dia un'adeguata risposta per la verità. L'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo per le conseguenti sanzioni ai colpevoli. Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine senza sosta dalla nostra diplomazia. Così Sergio Mattarella, andava detto, penso. Ha fatto bene, ha fatto benissimo. Ci voleva, ci sono naturalmente anche altre prese di posizione, ma questa è per definizione la più forte. Allora, Goffredo Bettini, ci dica se va a finire come hanno detto i nostri ospiti nella prima parte della trasmissione, come ipotizzano, anzi in più, i giornali, e cioè che si va verso le dimissioni a breve di Conte, un passaggio ovviamente al Quirinale, un Conte ter con una maggioranza allargata sì, ma comprensiva anche di Matteo Renzi. Vabbè, questi sono allo stato attuale ancora gli scenari, perché noi siamo in una situazione di grande movimento, di grande movimento. A me l'unica cosa che dispiace tantissimo è che qualcuno
accusa il Partito Democratico, visto in particolare il sottoscritto Orlando, di avere una rigidità verso Renzi, ma questo è del tutto destituito di fondamento. Noi abbiamo solo preso atto di una situazione. Il Partito Democratico è sempre stato il partito in questi mesi della responsabilità. E noi abbiamo, io stesso, aperto a Renzi più volte, anzi l'ho invitato a organizzare un'area democratica, più moderata, liberale, chiamiamola come ci pare, quindi dando anche a Renzi quel che era giusto dare a quell'area politica, invitando a mettersi d'accordo anche con Calenda, con la Bonino, eccetera. Quindi il PD è stato il partito della responsabilità, dell'unità, sollecitando tutti a fare la loro parte. E poi invece, se si parla di elezioni, la responsabilità è di Renzi, perché è stato lui a staccare la spina, mica è stato il Partito Democratico. Adesso la situazione è molto complicata. Il motivo è esattamente perché però Renzi ha fatto all'improvviso, peraltro, all'improvviso una svolta negativa. E questo è il punto però di crisi. Però questo, diciamo, attiene alla storia di come sono andate le cose, è importante, attiene al piano della responsabilità di chi resta con il cerino, come si dice in politichese, ma insomma in modo efficace. E probabilmente il cerino resta nelle mani di Renzi, però che cosa si fa adesso? Allora sembra che Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, cioè gli ex Margherita, come diceva Maria Teresa Melli, comunque un'area del Partito Democratico di peso e autorevole prema per questa soluzione. Guarda, quindi io le dico subito una cosa, il Partito Democratico, perché è lo stile di Zingaretti, ha seguito attraverso i suoi organismi dirigenti passo passo la linea politica. Dario Franceschini è stato assolutamente protagonista insieme al resto del gruppo dirigente, quindi non ci sono differenze. Naturalmente si è in una situazione, ripeto, di navigazione aperta e quindi è giusto esprimere le proprie opinioni, persino le proprie sfumature per risolvere questa situazione. Ma come si risolve questa situazione? È stato giustissimo, secondo me, da parte di Conte andare in Parlamento, e cioè dopo quello che era successo, come si dice in gergo, parlamentarizzare la crisi. Ha fatto benissimo, ha fatto un appello di responsabilità nazionale, di unità, perché abbiamo tante cose da fare, perché il paese, adesso non faccio propaganda. È un paese stanco, un paese che ha tanti dolori, sia privati, sia pubblici. Ha fatto questo appello che è stato raccolto, un appello che è arrivato a 156. Esatto, ha fatto un appello, ma non così come si dice, raccogliticcio. Ha posto una grande questione discriminante, che è quella decisiva per il nostro paese, la collocazione europea. Però ha risposto Ciampolillo, Io spero che rispondano anche altri. Però questo passaggio era naturale, perché ci si doveva rivolgere innanzitutto al Parlamento. Non potevamo. Renzi, immediatamente dopo aver procurato la crisi, ha detto, tramite Rosato, adesso questa crisi si può risolvere in 2 ore. Ma allora, scusa, se si può risolvere in 2 ore, ma perché non l'hai fatto prima? Perché quando Conte ha aperto, dopo essere stato al Quirinale, che ha detto va bene, andiamo avanti, abbiamo cambiato i recovery fund, possiamo fare un programma di legislatura, perché no? Non è venuto al tavolo e invece ha voluto staccare la spina? E quindi anche qui ci vuole un po' di credibilità. Io dico, vediamo in queste ore, ormai si tratta di ore. Assolutamente. No, si tratta di ore, vediamo che cosa sta crescendo nella consapevolezza dei parlamentari su questa. Ho visto Romani che ha fatto un appello, per esempio, a un governo di responsabilità repubblicana. Certo, ma però responsabilità repubblicana è europeista, quindi noi non possiamo mischiare i nostri voti con quelli che sono contro l'Europa e con i negazionisti del virus. Certo, infatti mi sembra che comunque si tratti di una maggioranza che si comporrebbe in questo modo, però io le devo fare 2 domande. Lei dice questione di ore, nel senso che comunque consiglia a Conte di non andare alla conta, anche il bisticcio è sempre in agguato, anche sulla relazione di buona fede sulla giustizia. È una sfida pericolosa, è meglio che si dimetta prima.
Io questo non lo so, perché sembra ritrarsi di fronte a un nodo che comunque dovrà essere risolto, quello della giustizia. E se non c'è un accordo sulla giustizia, come si fa anche a pensare a un nuovo governo del futuro? È uno dei temi fondamentali. Quindi lei dice deve andare in aula. Per me deve andare in aula e però dichiarare prima che immediatamente dopo lui andrà al Quirinale. Perché? Perché è evidente che i numeri che ci sono attualmente, tranne che appunto non crescano in queste ore in maniera esponenziale, ma anche se dovessero crescere, c'è bisogno di costituire un nuovo governo, cioè una fase nuova che abbia come perno Conte. Perché il problema di questa crisi è che si diceva che era una crisi di contenuto, ma era di fatto una crisi per levare Conte, era una crisi di palazzo. E invece non c'è nessun motivo, perché Conte comunque è popolare, ha lavorato bene, è un punto di accordo di tante forze politiche, che quelle della maggioranza, era un'operazione avventurista. Quindi io penso che sia giusto andare a verificare una maggioranza anche sui temi della giustizia, e però sapendo che in ogni caso dopo bisogna aprire una fase nuova, quindi un governo più largo. Quindi... Però voglio aggiungere una cosa. Sulla giustizia, lo sa che io ho delle posizioni estremiste sul piano garantista. Diciamo che non somigliano a quelle di Alfonso Bonafede. No, le sue. Non so. Allora, la cosa che noi consigliamo, che noi, per quale stiamo lavorando, è come noi ci siamo fatti carico tante volte come Partito Democratico, anche delle questioni più di principio, diciamo, del Movimento 5 Stelle, anche quando non eravamo convinti. Ecco, io penso che Bonafede, e ho ragionevoli motivi di dire che sarà così, abbia, non faccia una relazione burocratica, ma incominci ad aprire un ragionamento su alcuni grandi temi, andando incontro anche alla sensibilità del Partito Democratico e dello stesso Renzi su questo tema. Vedremo. Renzi oggi dice, diciamo, si veste da agnellino, ma io diciamo, lo voglio prendere per buono. Ma lei ce lo vuole o no in una maggioranza per il Conte? Guardi, no, ecco, e questo io glielo chiedo. Dimostri effettivamente di avere il senso di non dell'errore, ma insomma un po' del salto del buio che lui ha procurato. E anche incominci in Parlamento a dare qualche segnale. Incominciamo con la giustizia. Se ci sono delle aperture, se ci sono dei contenuti positivi, avanti, dimostri. Cioè lei il suo comportamento. Mi faccia riassumere con le parole, per farlo capire. Vogliono Renzi. Sei Renzi che ha rotto in maniera così brutale, inaffidabile, dico di no. Sei un Renzi che invece si mette nell'ottica effettivamente di una responsabilità nazionale, senza ricatti, senza prepotenze. E allora, naturalmente, in una fase nuova del governo, noi ci rivolgiamo a tutti. Ma ci rivolgiamo innanzitutto a quelle forze che non hanno procurato la crisi e che oggi sentono quella esigenza repubblicana di cui parlavamo. Quelle raccolte da Tabacci, da Bruno Tabacci alla Camera e che sono così. Però guardi, sono persone di grande valore, perché noi stiamo parlando di personalità di grande valore, non hanno nulla di meno. Vabbè, diciamo, dei parlamentari. Che per carità, senza dare giudizi estremi, però diciamo che un tema di Voltagabbana, responsabili, costruttori, un po' a corrente alternata, con un po' di doppio pesismo, c'è o no? Questo lo possiamo anche dire. Io no? Non lo che so, perché io penso di no. Beh. Cioè, penso che... Quindi è una forza politica che ha criticato le conferenze stampa in cui Scilipoti e Berlusconi, no, ma creavano il gruppo. Sono cose però totalmente diverse. Sono totalmente diverse, perché lì c'è stata effettivamente qualche cosa, diciamo, una trattativa ad personam. Poi Conte ha chiamato nome per nome nella sua replica al Senato, no, ed no, era non, chiaro. Non ha chiamato, ha citato nome per nome, perché nel dibattito è me. Ma io le domando una cosa. Ma scusi, ma lei la cosa esclude innatura... che avranno delle contropartite queste persone, certo, in posti di governo? Totalmente. Lo esclude. E qui a Omnibus e poi lo risentiamo fra un po'. Le persone che attualmente hanno fatto questa scelta, altra cosa, non avranno nessuna compensazione. Sottosegretariati, no, non avranno le persone saranno... che attualmente non no. prevedo abbiano, ma non sono io comunque il Presidente del Consiglio. Io voglio sottolineare soltanto una cosa. Queste persone hanno fatto una scelta, secondo me, naturale.
Perché? Perché è innaturale che ci siano invece dei liberali, dei moderati, degli europeisti che stanno dentro i recinti di questa destra dominata da Salvini e Meloni. Questo è naturale. Noi abbiamo fatto un appello politico, non abbiamo fatto un appello ai singoli, poi i singoli rispondono. Va bene, questo non ci può fare altro che piacere e noi speriamo che ne rispondano di altri. Mi faccia fare il riassunto di quello che potrebbe succedere, se ho capito bene le sue parole, insomma, quello che lei auspica. Allora, che Conte comunque vada in aula con la relazione, nei giorni della relazione Bonafede, si arrivi a questo, Bonafede farà un discorso e anche Conte con delle aperture sulla giustizia, aspettare un segnale in aula dall'intervento di Renzi che fa capire che questi segnali sono recepiti, sempre che non si arrabbi il Movimento 5 Stelle, perché Di Maio diceva che non sono donatori di organi. Noi dovremmo poi aiutare, anche noi, però anche il PD non è proprio un donatore, non ci abbiamo più organi, ecco, li abbiamo donati tutti. Quindi tocca ai 5 Stelle donare in questo momento. Un pochettino devono donare. Lo dico con grande rispetto, certo, perché sono stati dei comunque compagni di strada. Sulla giustizia un po' devono donare. Sulla giustizia, questo poi lei mi tocca un punto delicato, io sono figlio di avvocato penalista, quindi... No, ma lo so, ma anche qui ha raccontato, insomma, abbiamo parlato spesso di posizioni totalmente diverse. Quindi con questo quadro poi Conte vede i voti che ha, o ci può essere un'astensione dei renziani, mettiamo una cosa del genere, va al Quirinale, fa un nuovo governo con questa maggioranza sulla quale potrebbero convergere anche però dal centrodestra, per esempio da Forza Italia, lei citava Romani, ma insomma altri senatori... No, ma io non l'ho detto, detto quello che ha detto lui, mi sembrava un ragionamento, questo, diciamo, un ragionamento alto dal punto di vista politico. Questo sarebbe il percorso per ricondurre tutto poi appunto a una ricomposizione, però le chiedo, Conte può stare tranquillo che poi nelle consultazioni non si nascondano trappole? Perché c'è anche da dire che nel centrodestra la posizione è: noi ci staremmo su un governo di europeisti, alla maggioranza allargata, eccetera, eccetera, purché non ci sia Conte. Centrodestra che cosa intende? Intendo, per esempio, pezzi di, non so, di Forza Italia, la linea di Mara Carfagna. Io penso che non ci sia la possibilità di partire altro che da Conte. Deve essere un governo nuovo, secondo me anche più qualificato, che parli al paese, che dia il senso di una fase nuova, diciamo, della politica italiana, del governo italiano, ma Conte è imprescindibile, perché non c'è nessun motivo per cui si debba levare Conte, ma insomma Conte ha garantito il paese, ha affrontato la... Conte ha rimesso il paese sui binari dell'Europa, perché ha diviso il populismo tra quello mite, più mite, anche innovativo dei 5 Stelle, e l'altro che è contro. Prima l'aveva portato fuori dai binari, diciamo così, con la crisi. Esatto. Diciamo, nel Conte 2. Ce lo ricordiamo il discorso che ha fatto e poi... Ci ricordiamo però anche quelli del Conte 1. Sì. Sì. La politica cambia, le persone cambiano, sulla base dell'esperienza, verificano. Conte è sempre stato un democratico. È chiaro che è stato anche... diciamo chiamato a quella responsabilità nella prima fase di governo proprio perché aveva le caratteristiche di uno che poteva parlare al paese, che poteva smussare diciamo gli spigoli e le asprezze della destra. Si è dimostrato che era incompatibile egli stesso con quella destra, è stato il più severo nel rompere e ha portato un pezzo di populismo sul solco europeo. Ma glielo vogliamo riconoscere questa operazione o no? Noi non avremmo avuto il recovery fund, non avremmo avuto una stima a livello europeo, saremmo stati isolati, autarchici e non avremmo affrontato il virus con la scienza, ma con i pregiudizi. Devo naturalmente registrare che però proprio dall'Europa sono arrivati, diciamo così, qualche sopracciglio alzato, preoccupazione segnalata anche da Paolo Gentiloni, commissario agli affari economici, proprio per i ritardi dell'Italia, perché Conte, questo mi sembra che lo disse anche lei in una precedente intervista qui a Omnibus, c'è stata una fase in cui Conte forse ha rallentato gli stati generali fatti un po' all'insaputa, poi ma recuperata di Gualtieri, cioè una serie di... Ma le chiedo se questo possiamo consegnarlo. Lei sta ricostruendo con tanta onestà e io... Che cosa? Ma infatti è stato il PD a un certo punto a dire: ragazzi, diamo una spinta, facciamo effettivamente
insieme un salto politico. Io stesso ho detto ci vuole una ripartenza, dall'emergenza dobbiamo ricostruire l'Italia. Sono parole mie, sono parole di Zingaretti, di Orlando, di Franceschini. Noi stavamo facendo questo. Il Recovery Fund è cambiato, perché il Recovery Fund è una proposta che è stata modificata dallo stesso governo, in meglio, ascoltando tutti, compreso Renzi. Ancora non è una proposta perfetta. Hanno incontrato il sindacato, il governo ha incontrato il sindacato italiano. Adesso sta incontrando Confindustria. Ci saranno ulteriori arricchimenti, è un processo difficile. Però la possiamo dire una cosa sempre in tutta onestà, forse poteva evitare Conte, ha avuto la tentazione del blitz quando ha infilato né un emendamento alla manovra, la governance che rimane ancora tutta indeterminata del recovery fund e la bozza di recovery fund appunto in emendamenti alla manovra. Insomma, un governo, forse poteva... Un governo serve per questo, no? Per modificare, discutere. Conte non è un leader... Ma ha avuto la tentazione, diciamo, del... No, lui ha pensato... Così, ha una preoccupazione, è sacrosanta. Lui pensa che ci sia una... in complesso, diciamo, una pubblica amministrazione che di fronte all'impatto, allo shock di affrontare il recovery fund, che significa soprattutto programmare la spesa, mentre noi veniamo da anni in cui l'amministrazione ha solo tagliato, lui ha pensato di dover, diciamo, avere qualche strumento di centralizzazione con competenze anche adeguate. Dopodiché si è discusso, Conte è un democratico, non è un leader solitario, e quindi c'era un processo positivo. Io ho parlato con Renzi tante volte prima del suo strappo e c'era stato un rapporto positivo, franco, leale. È stato lo strappo improvviso che ci ha tutti disorientati. Spiazzato. Le chiedo, purtroppo, ultima domanda. Lei è stato, diciamo, fautore anche dell'opzione elettorale, no? Quindi o Conte o si vota, l'ha detto lei, lo ha detto Zingaretti, lo ha detto Orlando. Però mi sembra che queste elezioni, forse su questo, che in realtà il PD, tanto per cominciare, non voglia andare al voto. Ieri un'intervista del ministro Amendola ha detto sarebbe un pasticcio, un grande problema per il recovery fund. Il ricorso al voto è un'arma spuntata. Il ricorso al voto, io insisto, il ricorso al voto, oggi se si parla di voto, la responsabilità è di chi ha staccato la spina. Noi faremo di tutto per evitare. Quindi non è vero che piacerebbe a Zingaretti andare al voto per riavere i gruppi parlamentari sotto la sua più... Ma noi pensiamo all'Italia, non ai gruppi parlamentari. Assolutamente no. Il Partito Democratico la considererebbe una sciagura, l'abbiamo detto in tutti i modi. Però adesso porre la questione o Conte o morte, ma non è che arriviamo a questo. Anche perché il PD si deve immolare per Conte? Ma non si immola Conte, e sarebbe incomprensibile più di metà del nostro elettorato la decapitazione di Conte in questo modo. Ma è una cosa che non ha assolutamente senso. Quindi non diciamo Conte o morte, ma riprendendo la famosa battuta dei sordi, manco Conte o orte, cioè diciamo buttarlo via e scartare la strada e andare a soluzioni che nessuno capirebbe. Mi sembra che ci possiamo salutare con la scommessa di Goffredo Bettini su un Conte-ter, una maggioranza allargata, però dopo il passaggio in Parlamento. Questo è quello che suggerisco. Io non sono però... suggerisco, dico le mie opinioni, non è che posso decidere, perché c'è naturalmente una regia collettiva e poi spetta soprattutto a Conte, e devo dire... Anche la saggezza del presidente Mattarella, che fino adesso è stato saggissimo, non di condizionare, ma di, diciamo, far capire le preoccupazioni. Non l'ha fatto abbastanza. L'ha fatto, ma un po' di più. Va bene. Più di più. L'ha fatto e continuerà a farlo. Grazie a Goffredo Bettini, linea Andrea Pancani, scusandomi per il ritardo e ci vediamo domani. Buona giornata.